bambini, perché si va a poter danneggiare reni e forse anche fegato, non lo so, quindi è una cosa un po' più pericolosa. Sì, una precisazione. Io non intendevo, perché anch'io non l'ho fatta la radiazione, proprio per il discorso dell'allergia, e quindi questo suo psicologo è un omeopata per cui ha fatto tutto, diciamo, dieta e omeopatia, cioè del genere, perché insomma potrebbe provocare dei danni. Adesso abbiamo Michele Amato che farà una domanda sempre a Fanni. Posso chiedere se sono Sì, in realtà forse c'è un intervento. L'intervento che faceva la Valentina riguardo all'ASL interessava direttamente. No, non interessava direttamente. Sì, io volevo fare una domanda all'avvocato pure al dottor Bolognini, cioè perché Fagna poi mi ha già risposto nel merito alla dieta. Vorrei chiedere appunto se i medici sono obbligati quando consigliano vaccini, eccetera, a parlare di eventuali effetti collaterali. Assolutamente sì, no, ma a prescindere dal fatto che esiste un codice deontologico. Per i medici esiste un codice deontologico che in primo ricorda proprio il giuramento di Ippocrate, il primo non muoce, indubbiamente. E in ogni caso poi c'è il discorso del consenso informato, è un obbligo sia giuridico che deontologico. Giuridico per chi lo fa come esercente, se lo fa come pubblico ufficiale, ma anche come esercente professionista convenzionato, come nel caso del medico, è un po' diversa la figura di lui. Quindi la risposta è positiva, da parte mia. Appunto ora è il turno di Valentina Ferretti che vorrebbe fare un intervento. Io volevo solamente riportare alcune esperienze che sto vivendo. Io lavoro da un anno e mezzo a Bologna e riporto questa esperienza all'ASL di Casalecchio, in particolare la neuropsichiatria dell'ASL di Casalecchio per cui io lavoro. Loro hanno sconsigliato vivamente a tutti i loro bambini di fare il vaccino. Questo perché, secondo le loro fonti, può aumentare molto probabilmente, quasi certamente, sia tratti psicotici sia tratti autistici. Questa è la prima informazione che vi do. La seconda invece è che la Regione Emilia-Romagna ha avuto la bellissima idea per appunto aumentare la paura e per far fronte a questa eventuale pandemia di mandare in tutte le scuole, in tutte le classi, quei cartelloni tipo pubblicitari che troviamo al supermercato per fare le promozioni in tutte le scuole, in tutte le classi dell'Emilia-Romagna, uno di quei pannelli con dei fazzoletti di carta. E un cestino con scritto: la prevenzione nelle tue mani, tossisci o starnutisci un fazzoletto di carta, gettalo in un cestino e lavati le mani. Come se ci volesse un'influenza per imparare le norme igieniche semplicissime, no? E tutto questo è uno spreco di denaro pubblico immenso, che non serve a niente. Le altre due cose su cui volevo un attimo integrare è questo. La discussione sui vaccini che è nata sul Meetup, la discussione che va avanti da circa un anno e mezzo. Io avevo provato anche a coinvolgere, con molta difficoltà, due dottori. Una dottoressa colombiana, che è nata per caso, perché io ho avuto una coinquilina colombiana. E parlando, siccome mi sono sempre occupato di ragazzi con disabilità, parlando con lei dell'autismo mi ha detto: ma come? Da voi non si cura con una dieta? Ora, può sembrare stupido e banale, e non in tutti i casi la dieta è efficace, perché io ho lavorato con una bambina autistica a Torre del Lago, per la quale la dieta non ha avuto reazioni positive, quindi non sempre efficace. Però ci sono delle forme, delle cure,
delle teorie, insomma delle ipotesi che in Italia sono ancora molto, diciamo, al suo primordiale, comunque non sono abbracciate da tutti i dottori. La seconda persona che ho provato a coinvolgere nella discussione sui vaccini, ma per una questione di tempo, forse anche un po' di pregiudizi, ma insomma, teorie sue, è un ricercatore di Bologna che, come tutti dice bene, italiano è scappato. È da 5 anni che lavora come ricercatore a Manhattan e lui sta portando avanti una ricerca sulle cause dell'autismo a partire da questa premessa, che la causa è un virus. Fin qui ci siamo. La causa del virus si va a ricercare nell'utero materno. Quindi a Manhattan c'è una banca di placente, tutte le donne che partoriscono viene raccolta la placenta, è stata creata una banca di placente perché si vuole capire qual è il virus che sta nell'autismo. Allora, io con lui ho parlato varie volte perché se il virus può essere causa di autismo, questo virus è molto facile che sia all'interno del vaccino che viene dettato in un neonato a 2-3 mesi. Però ripeto, probabilmente anche perché in America sono stati destinati tantissimi soldi a questa ricerca, si vuole andare avanti in questa direzione, un po' col paraocchi secondo me, perché la premessa è la stessa, è un virus che lo causa. Quindi questa era la mia esperienza personale, tutto qua. C'è Giovanni Gargini che ha un intervento, una domanda da fare al Fani. Sì, buonasera Salve. Io volevo chiederle, per quanto riguarda l'autismo, se collegata alla vaccinazione ci possono essere delle presentarsi di una leggera forma magari di autismo, nel senso sicuramente sua figlia ha una forma di autismo grave, però molto probabilmente riguardo, insomma, in seguito alle vaccinazioni è possibile anche tanti ragazzi, potrebbero essere della mia età, e comunque 23 anni, sono stato vaccinato penso nell'87, e quindi sicuramente posso rientrare io come ragazzi magari di 15-16 anni, sua figlia è più giovane, molto probabilmente ora i vaccini potrebbero essere peggiori, ma questo io non lo so. Però se magari leggere forme di autismo che non, sicuramente poi non sono neanche considerate come malattie, possono appunto dipendere dai vaccini. Grazie. Come forse ho anche un po' detto prima, intanto l'autismo è una sindrome, proprio perché si dice sindrome, perché non è una semplice malattia. Quando si parla per esempio di Down, però è genetica, è provato, e c'è una standardizzazione del Down, non so come dire. Nell'autismo non è così. Gli autistici difficilmente sono standard, nel senso ognuno ha un caso a sé. E come ho detto